Ma ciao, ben ritrovati, come state? Spero molto bene, anche io, grazie. Oggi ho deciso di tenervi compagnia raccontandovi una storiellina che riguarda il nostro amico Dino, un amichetto mio. E questa storia me l'ha raccontata molto tempo fa quando ci siamo conosciuti. Voi vedete che Dino, il nostro amichetto dinosauro, è un dinosauro. E quindi immaginate che per quanto lui sia cucciolo, in realtà le sue dimensioni sono comunque molto grandi. E Dino si lamentava del fatto che aveva una grande paura di poter in qualche modo rovinare o far del male a qualcuno o qualcosa che lo circondava, perché lui amava terribilmente la natura, amava tantissimissimo tutti gli animali, tutti i suoi amichetti che poteva in qualche modo incontrare. Ed era sempre molto attento perché ha sempre pensato, magari per sbaglio posso far del male a qualcuno e io non voglio. Pensate che Dino era solito correre a perdifiato, ruzzolare per i prati, era uno dei suoi hobby preferiti. Però gli piaceva anche cantare, cantava tutto il giorno, faceva dei cose. Dice di sì, faceva dei cori con tutti i suoi amichetti e poi, per esempio, ballavate, vero? Anche sì, esatto, gli ballavano. Quindi lui trascorreva tutte le sue giornate così. Un giorno però è successa una cosa un po' sgradevole. Per sbaglio, tra una ruzzolata e l'altra nei prati di qualche vallata spettacolare, Dino ha calpestato un fiore. E purtroppo il fiorellino. Sono cose che succedono, ma come facciamo a spiegarlo al nostro amico Dino? Tutti i suoi amichetti cercarono in tutti i modi di aiutarlo, di dirgli: ma guarda che succede, purtroppo, tu non l'hai fatto apposta, tu sei anche fin troppo attento a tutti quanti noi, a tutto quello che ti circonda, non ti preoccupare. Ma non c'era niente da fare perché Dino purtroppo ormai si era troppo dispiaciuto. Lui si chiuse, non cantava più, non ballava più, non camminava più con i suoi amici, non voleva più uscire. Figuratevi se gli veniva voglia per caso di andare a ruzzolare ancora in qualche prato. Lui non voleva più in nessun modo. E allora un'amica in particolare, la sua migliore amica, che era una cavalletta, un giorno si piantò a casa sua. Fece un discorso, poi un altro, e alla fine ebbe un'idea brillante, cioè quella di dire a Dino: tu devi cambiare il tuo modo di essere, potrai cambiarlo solo se tu cambierai il tuo modo di, ti ricordi? Camminare, il tuo modo di camminare, cioè dovrai camminare in punta dei piedi e anche se tu crescerai e diventerai un dinosauro gigantesco, dovrai sempre continuare a camminare in punta dei piedi, così avrai molta più attenzione verso tutto quello che ti circonda. E così è stato. Cioè, ora vi immaginate che questo dinosauro, tra qualche anno, quando sarà grande, 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 camminerà ancora in punta dei piedi. Io voglio andarlo a vedere. Ok? Io voglio andarlo a vedere. Questa era la mia storia di oggi. Ci vediamo molto presto, o con altri miei amici, o con me, per altre storie. Ciao!